Si è chiusa la sesta edizione della Kermesse Renziana della Leopolda a Firenze. Sul palco si sono alternati agli interventi dei cittadini e delle associazioni i question time dei ministri. Dal palco il vice segretario del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, si rivolge all'area Dem del partito, alla quale risponde che l'impronta del PD è quella del centro-sinistra. A sinistra del Partito Democratico c'è solo spazio per i populismi. Conflitto di interesse, posti di dimissioni, conflitto di interesse. Si dovrebbe ricevere, Renzi, non facci fermare a un chilometro. Venite qui a parlare, Renzi e Boschi, venite qui a parlare. Terroristi, non siamo noi terroristi. Mentre fuori manifestano gli ex obbligazionisti, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan sale sul palco, l'intervento forse più atteso della tre giorni. Il sistema bancario italiano è sano e solido, dice Padoan, che poi difende l'intervento del governo. Sono stati salvati 1 milione di depositanti, dice, ora al posto delle 4 banche in difficoltà ci sono 4 banche pulite. Quanto alle responsabilità, si tratta, dice, di responsabilità diffuse che andranno valutate caso per caso e poi verranno presi provvedimenti. La chiusura è ovviamente affidata al Premier Matteo Renzi. C'è un insegnamento, dice, che viene proprio dalla Leopolda. In Italia il cambiamento è possibile. Riduzione delle tasse, riforme della pubblica amministrazione, riforma costituzionale, 80 euro e Jobs Act sono solo dei tasselli della ricostruzione. Ma non è tutto riuscito bene, dice. Esempio, nella partecipazione minore delle aspettative rispetto alla riforma della scuola. Sappiamo chi siamo, dice poi Renzi, siamo artefici di una chance. Il Premier è infatti convinto che il ventennio di distruzione appena trascorso non ha compromesso la voglia di ricostruzione. Basta quindi con le chiacchiere, dice. 2 sono i temi che riguardano l'Europa. Per primo commenta la procedura di infrazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per non aver preso tutte le impronte digitali dei migranti. Noi rispettiamo le regole, dice, ma chiediamo all'Europa di rispettarle anche lei e di rispettare la sua storia e se stessa. Affronta poi l'accordo sul clima raggiunto ieri a Parigi e che dice potrebbe essere un accordo storico. In chiusura si rivolge a chi attacca il governo con allusioni a retroscena. Abbiamo 2 alleati, verità e tempo. E poi entra nello specifico della polemica sul decreto legge salva banche e le accuse al padre del ministro delle riforme Maria Elena Boschi. Non abbiamo scheletri nell'armadio, sì alla commissione d'inchiesta, non facciamo favoritismi e aggiunge insultate persone per bene. Noi della Leopolda e chiude annunciando altri 1000 punti d'incontro, o facciamo le cose in grande oppure andiamo a casa.